Se hai sperimentato un fastidio nelle parti intime oppure un bruciore dopo la menzione o dopo un rapporto sessuale, questo video può esserti d'aiuto. Ti sarà capitato di sentir parlare di cistite? Bene, la cistite è un'infiammazione della vescica. Il normale percorso prevede l'esecuzione di un'urinocoltura. Quando questa urinocoltura è positiva, allora si parla di infezione e qualche volta questa infezione richiede una terapia specifica. Moltissime donne però sperimentano un fastidio che può essere localizzato a livello della vagina o a livello della vescica o a livello della vulva o del perineo, per intenderci l'area anatomica del basso ventre e dove appoggia il sellino della bicicletta. Quell'area lì è estremamente delicata per le donne. Quando questo dolore persiste nel tempo e sembra non avere una causa specifica perché gli esami che sono stati fatti risultano negativi, non risultano delle infezioni, dal punto di vista della visita non ci sono dei danni visibili alla mucosa, e quindi è come se questa problematica avesse meno dignità, fosse presa meno in considerazione perché in realtà non c'è un batterio, non si vedono delle lesioni. Bene, non è così. La presenza di un dolore che persiste nel tempo ed è localizzato in quella zona specifica si chiama dolore pelvico cronico. È una cosa molto diversa dalle infezioni, ma non per questo meno debilitante. Le cause di questo dolore possono essere diverse e vanno ricercate, perché ogni tipo di causa potrebbe meritare un trattamento diverso. Il messaggio però è quello di parlarne con il vostro medico, perché una soluzione insieme la possiamo trovare.